forte Belvedere venne realizzato tra il 1908 e il 1912 su di uno sperone di roccia che sporge a strapiombo sulla Val d'Astico, ad una quota di 1177 metri. Questa vallata, all'epoca, sanciva il confine di Stato fra Regno d'Italia e Austria-Ungheria. Il forte faceva parte dello sbarramento di Lavarone-Folgaria, un sistema complesso, composto da 7 forti che doveva impedire l'avanzata dell'esercito italiano verso Trento. Forte Belvedere era costruito con cemento e ferro sapientemente amalgamati con la roccia. Era composto da una casamatta con all'interno alloggi per la guarnigione, servizi, depositi viveri e munizioni. Un blocco batteria collegato alla casamatta attraverso 2 gallerie ed infine un terzo blocco costituito da 3 postazioni per mitragliatrici. Il tutto collegato da corridoi sotterranei scavati nella montagna. Per tutto l'arco del primo anno di guerra, il forte subì bombardamenti molto intensi. Il fuoco dell'artiglieria italiana causò notevoli danni alle strutture, provocando anche delle vittime tra la guarnigione. Non si giungerà comunque mai all'intensità raggiunta dai bombardamenti effettuati contro il forte Campo Loserna e il forte Vezzena, bombardamenti che li danneggiarono in maniera irreversibile. Il forte era dotato di 3 obici da 10 cm in cupole d'acciaio girevoli, 2 osservatori e da 22 mitragliatrici per la difesa ravvicinata. Alla fine del conflitto il forte, alla stregua degli altri forti degli altopiani, divenne proprietà del demanio italiano. Il forte si salvò dalla demolizione per intervento del re Vittorio Emanuele III, che volle che almeno un forte rimanesse a perenne testimonianza della grande guerra per le generazioni future. Nel 1966, la proprietà passa ad un privato che ne mantenne la struttura originaria. Nel 1996 venne acquistato e ristrutturato dal comune di Lavarone. Forte Belvedere è oggi un museo di se stesso e della Prima Guerra Mondiale. Il museo si sviluppa nei 3 piani della caserma principale. Al piano terra si illustra la storia di Forte Belvedere e del fronte fortificato degli altopiani di Folgaria, Lavarone e Vezzena. Al primo piano si parla della vita all'interno del forte e della guerra sul fronte alpino. Al secondo piano si affrontano le tematiche più generali del conflitto, ponendo particolare attenzione alla vita in trincea e alla condizione umana dei soldati al fronte. Al suo interno si trovano reperti storici ed installazioni multimediali che illustrano la storia del forte, della sua guarnigione e delle vicende militari che hanno interessato gli altopiani. Il Forte Belvedere è uno dei meglio conservati forti del Trentino e il museo è ben allestito e curato. Dall'esterno si possono godere dei panorami bellissimi sulle vallate circostanti. La visita è adatta a tutti. Il forte è raggiungibile con una breve passeggiata di 10 minuti.